Questo è Honor 8 Pro, il nuovo smartphone annunciato nei giorni scorsi dalla società del gruppo Huawei, uno smartphone che con un prezzo di listino di 549 euro ed un'importante dotazione hardware entra in diretta concorrenza con molti top di gamma di altri produttori, ma anche della stessa Huawei. Prestazioni, autonomia, qualità fotografica sono queste le prime tre cose che mi vengono in mente pensando a cosa mi è piaciuto di più in questo Honor 8 Pro. Ma partiamo invece con quello che mi è piaciuto forse un po' di meno, il design. Non che sia brutto, al contrario, ma si distacca da quello di Honor 8, avvicinandosi a mio avviso un po' troppo a quello di iPhone 7 Plus, anche se nelle stesse dimensioni Honor ci ha fatto entrare un display da 5.7 pollici di diagonale con risoluzione Quad HD. La scocca è realizzata completamente in metallo e le dimensioni importanti ed il peso di poco superiore ai 180 grammi non vanno sicuramente a migliorarne l'ergonomia. L'usabilità con una sola mano è comunque facilitata dalla possibilità di ridurre l'interfaccia con uno swipe sui tasti funzione. I tasti laterali sono ben raggiungibili, così come il preciso e veloce sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posto sul retro. Sensore che ci permette anche di far scorrere il pannello delle notifiche, di accedere a file e applicazioni protette o a diversi profili utenti del tutto indipendenti. Il display, come detto, ha una diagonale da 5.7 pollici, risoluzione Quad HD ed è protetto da un vetro Gorilla Glass 3 leggermente curvato sui bordi. Si tratta di un pannello LTPS con una densità di 515 ppi e con supporto anche alla gamma cromatica P3 che offre colori bilanciati, non particolarmente saturi, di cui possiamo comunque regolarne la temperatura tramite le impostazioni. Gli angoli di visione sono molto ampi anche se il nero tende un po' a schiarire in vista laterale. È ottima anche la visibilità all'aperto grazie ad un'elevata retroilluminazione del pannello e ad un efficace trattamento del vetro che non trattiene molto le impronte. Ho trovato forse solo un po' lento il sensore per la regolazione automatica della luminosità. Utilizzando l'applicazione Jaunt VR e la confezione di vendita che si trasforma in una cardboard non molto comoda, possiamo comunque utilizzare Honor 8 Pro per fruire di molti contenuti immersivi gratuiti. Le prestazioni sono a mio avviso il vero punto di forza di questo Honor 8 Pro. Il comparto hardware è praticamente lo stesso, visto sul Huawei P10 Plus e sul Mate 9 Pro. Abbiamo quindi un processore Kirin 960 octa-core da 2.4 GHz con una GPU Mali G71 supportato da 6 GB di memoria RAM. Abbiamo poi 64 GB di memoria integrata che possiamo espandere tramite microSD, sacrificando il secondo slot per SIM card, microSD che possiamo anche impostare come posizione predefinita di archiviazione. L'interfaccia utente è la Emotion UI 5.1 su base Android Nougat, sempre molto reattiva, piacevole da utilizzare ed anche ampiamente personalizzabile. Le funzionalità sono esattamente le stesse che abbiamo visto anche sugli ultimi top di gamma di Huawei, inutile dilungarci molto. È molto ben gestita la RAM che riesce a mantenere attiva in background un discreto quantitativo di applicazioni. Nessuna incertezza e nessun rallentamento durante l'utilizzo di applicazioni che richiedono maggiori risorse. I nostri giochi di riferimento si avviano in tempi molto rapidi e si giocano al massimo frame rate. Sotto stress si avverte un leggero surriscaldamento sulla parte posteriore, anche se non si raggiungono mai temperature molto elevate. Un processore efficiente ed una batteria da 4000 mAh, nonostante lo spessore decisamente ridotto, consentono a questo Honor 8 Pro di avere anche un'ottima autonomia. Utilizzando intensamente questo Honor 8 Pro, si riuscirà sempre a concludere la giornata anche senza ricorrere necessariamente ai sistemi di risparmio energetico più o meno estremi offerti dalle Emotion UI. Con un utilizzo più moderato, quello più tipico, si possono coprire anche un paio di giorni. La ricarica della batteria è abbastanza rapida grazie al caricabatterie da 2A in dotazione, anche se non è supportata la tecnologia Supercharge vista sui nuovi P10. Honor 8 Pro è un dual SIM, dual standby con supporto alle reti LTE. Buona sia la ricezione che la qualità audio in capsula, pulita e con un buon volume. Anche tramite l'unico speaker di sistema la qualità audio è decisamente buona, priva di distorsioni anche al massimo volume. Molto buona anche la qualità audio in cuffia, resa più corposa dal DTS. Il wifi è dual band ma manca la radio FM stereo. Non mancano invece l'NFC, l'OTG per la porta USB Type-C 2.0 ed un sensore ad infrarossi per utilizzare il device come un telecomando. Vodafone ti dà il benvenuto nel servizio clienti top. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever.
Honor ha utilizzato per questo 8 Pro una configurazione a doppio sensore simile a quella vista sul Huawei P9 lo scorso anno. Non c'è la partnership con Leica, ma abbiamo anche qui una fotocamera a filo con la scocca con un sensore RGB da 12 megapixel, apertura f2.2 e messa a fuoco laser, a cui è affiancato un sensore monocromatico sempre da 12 megapixel. Successivamente allo scatto, un software combina le informazioni di entrambi i sensori per migliorare il dettaglio e la luminosità delle foto. I due sensori permettono anche di ottenere una maggiore profondità di campo, regolando l'apertura anche dopo lo scatto. La fotocamera anteriore è invece un sensore da 8 megapixel con apertura f2.0. Nel complesso, le foto scattate con Honor 8 Pro sono di buona qualità, con un notevole mantenimento dei dettagli in condizioni di buona illuminazione, una buona regolazione dell'esposizione ed un accurato bilanciamento di bianco e dei colori. Non c'è un notevole decadimento qualitativo quando scattiamo in condizioni di illuminazione più difficili. Si sente invece la mancanza della stabilizzazione ottica anche nei video, che sono comunque di buona qualità e possono avere una risoluzione massima 4K a 30 frame al secondo, con codec H265 che offre una migliore compressione e perde meno in qualità, anche se non è supportato da YouTube. Qualità decisamente buona utilizzando anche la fotocamera anteriore. Honor 8 Pro, a mio avviso, è sicuramente uno smartphone concreto sotto tutti i punti di vista, che fa del rapporto tra prezzo e qualità uno dei suoi punti di forza. Sicuramente sul mercato, come detto, farà sentire la sua concorrenza anche ai device della stessa Huawei. Se proprio devo trovare qualche punto a sfavore, posso citare il design piacevole ma poco originale, l'assenza della stabilizzazione ottica e della resistenza d'acqua e polvere, che ormai inizia già a trovarsi anche su device di fascia inferiore. Comunque, per avere qualche informazione in più su questo Honor 8 Pro, per vedere anche foto e video che ho registrato in questi giorni, vi invito come di consueto a leggere anche la recensione completa che trovate online sulle pagine di HD Blog.